IVEX 2017, continuiamo nel nostro percorso itinerante presso gli stand che sono qui per esporre e mostrare ciò che producono, realizzano e naturalmente commercializzano. Siamo al micro stand di PaiTech con Gianmarco Bruggini, il suo amministratore delegato, che intanto invitiamo a salutare. Buonasera a tutti. E al quale pongo la domanda che sto ormai facendo un po' a tutti qui nei 32 micro stand presenti in questo salone a Roma. Che cosa presentate al pubblico del vending europeo in questa due giorni di EVEX 2017? Guarda Fabio, 2018 per noi sarà, lo è già, l'anno del digitale. Abbiamo proposto, stiamo proponendo in questi mesi, EVEX è un'occasione importante, delle soluzioni legate alle nuove tecnologie digitali. Una è quella legata al pagamento, che è il nostro DNA, ed è un sistema chiamato Opto, un sistema di pagamento digitale che si differenzia rispetto a molti altri sistemi in quanto a semplicità, convenienza e sicurezza, che sarà un tema sempre più importante nel futuro. Tecniche digitali. Alle nostre spalle, anzi alla mia destra, c'è questo roll up che indica tre funzioni: Pay Tools, Pay Cloud, Opto. Spieghiamola veramente in pochi secondi. Volentieri. Sono soluzioni tanto di pagamento, come ho parlato prima, quanto di gestione per l'operatore, soprattutto l'operatore medio e piccolo. Mentre di Opto abbiamo già parlato, PayTools non è altro che un'applicazione gratuita disponibile sul sistema Android che permette all'operatore, al tecnico, di utilizzarlo come un programmatore, quindi invece di acquistare programmatori puoi lavorare direttamente con il tuo portatile o col tuo tablet o il tuo cellulare. Questa soluzione che consente anche di modificare le configurazioni dei sistemi, scaricare i file di audit e, se usato in combinazione con PayCloud, di immagazzinare questi dati in maniera sicura in una soluzione cloud. Questo apre una serie di opportunità molto interessanti, la possibilità di, per esempio, di consultare chiaramente i file di audit in remoto, ma anche di modificare prezzi, configurazioni e un'altra serie di parametri e poterli poi mettere sui sistemi senza dover mandare un tecnico apposta fuori o piuttosto ricorrere a sistemi molto cari di telemetria vera e propria. Quindi è un sistema di pseudotelemetria, la chiamiamo telemetria offline. Queste sono le soluzioni che veramente su cui spingeremo nel 2018. Il futuro è oggi. Il futuro è oggi, infatti siamo già qua nel 2017, ma ci arriveremo. Bene, allora noi intanto avremo modo di avere maggiori informazioni in merito a questo e altri prodotti marchiati PaiTech attraverso vendingnews.it e VendingNews, la nostra rivista bimestrale. Ma per tutti coloro che desiderano contattarvi e avere maggiori informazioni senza alcun impegno rispetto a questo e altri prodotti in attesa di Venditalia 2018, qual è appunto l'indirizzo a cui possono scrivere? Senz'altro consultate il sito www.paytech.it oppure scrivete a info@paytech.it. Bene, e allora Gianmarco, grazie. Io proseguo nel frattempo, tu fai un veloce saluto a tutti loro. Grazie ancora per essere stati presenti virtualmente sul nostro stand e arrivederci a Venditalia. A Venditalia 2018, dove noi saremo partner e naturalmente daremo conto attraverso microfono e telecamera delle altre novità presentate in quella occasione. Amici, non andate via perché noi continuiamo, abbiamo ancora un po' di cose da presentarvi. Arrivederci.